Può capitare di ritrovarsi con la batteria dell'auto scarica, magari dopo aver dimenticato i fari accesi con la macchina in sosta. E in questi casi la procedura da seguire è semplice e basta avere sempre con voi i cavi d'avviamento. Ecco il tutorial di Brum Brum. Prima di tutto è necessario trovare un'auto con la batteria carica. Se siete in strada, chiedete a un altro automobilista di aiutarvi. Quando avete trovato l'auto, parcheggiate le vetture con i cofani vicini. Accertatevi che entrambe le auto siano spente. Aprite il cofano e individuate le batterie delle due auto. Alcune batterie non si trovano nel cofano motore. Non preoccupatevi. I costruttori hanno inserito dei poli alternativi agibili. Prendete il cavo rosso e collegate un'estremità del cavo rosso al polo positivo della batteria contraddistinto dal segno più. Collegate l'altra estremità del cavo rosso al polo positivo dell'auto in panne. Allo stesso modo, prendete il cavo nero e collegate uno dei due morsetti al polo negativo della batteria carica, contrassegnato dal segno meno, e l'altro morsetto al polo negativo della batteria in panne. Avviate il motore dell'auto con la batteria carica e tenete il motore a un regime di 2000-2500 giri per pochi minuti. Accendete l'auto con la batteria in panne. Se non si accende, riprovate dopo qualche minuto. Vedrete che la vettura si accenderà. A questo punto basterà scollegare i cavi, seguendo l'ordine inverso, ovvero scollegando quindi prima i morsetti dei cavi neri e dopo i morsetti dei cavi rossi. Non spegnete subito il motore e fate marciare l'auto per almeno 15 minuti. Non perdetevi i nostri video. Iscrivetevi al canale Brum Brum per restare sempre aggiornati.